ST, stiamo per finire! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te a questa nuova lezione del corso di Brush Lettering. Finalmente siamo alle penultime tre lettere e vedrete quanto è bello fare queste tre lettere così tanto usate nella nostra lingua. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fanno queste letteronzole. E oggi altre tre bellissime lettere dell'alfabeto, la R, la S e la T. Cominciamo subito. Per la R in corsivo minuscola salgo, non parto da basso rigo, ma se devo cominciare la parola parto da mezzo rigo, salgo sottile, ghirigoro e scendo grosso, risalgo sottile, scendo grossissimo e risalgo sottile. La R maiuscola invece scendo obliqua grossa salgo sottile scendo grossa ghirigoro quindi scendo grosso salgo sottile scendo grosso ghirigoro scendo grosso e tiro su sottile. La nostra signora R. Quindi i passaggi sono 1 sottile, 2 grosso, 2, 3 sottile, 4 grosso, 5 sottile. Qui è 1 grosso, sottile, grosso al 3, poi scendo grosso il 4, salgo sottile il 5, scendo grosso il 6, ghirigoro, quindi qua 7 un po' più sottile, scendo grossissimo 8 e attenti alla finitura. Poi R, abbiamo fatto la R, facciamo la S. La S minuscola, salgo sottile, scendo grosso, chiudo sottile. Ok? Mentre per quanto riguarda la S maiuscola, salgo sottile, scendo grosso, salgo sottile, scendo grossissimo, salgo sottile, ghirigoro grosso, sottile. La S maiuscola. Sembra una I, solo che questa è più inclinata verso il basso, la I invece è più orizzontale. Quindi, sottile, grosso, sottile, qui, sottile, grosso, sottile, grosso, sottile e grosso. Per la minuscola è abbastanza semplice, il tratto scende o obliquo o dritto a seconda dell'inclinazione. Vabbè, oramai, vabbè, questa la faccio dritta, quindi scende dritto, sale sottile, il taglio è sottile, ok? Mentre per quanto concerne le T maiuscole, ce ne sono due. Io però, per una questione di chiarezza di scrittura interpretativa, preferisco fare quella che sto per farvi vedere. Ve le farò tutte e due vedere, ma quella che vi faccio vedere per prima è quella che preferisco. Ed è questa. Ok, è questa sorta di ghirigoro che scende grosso, sale sottile, scende grosso, sale sottile. La T però effettivamente potrebbe anche essere fatta come una sorta di I. Perché anche questa
potrebbe essere una T. L'importante è che questo però fuoriesca leggermente. Ok? Tutte e due le versioni sono esatte, io però preferisco questa, perché questo andamento esterno della codina la fa subito riallacciare alla nostra T. Quindi io questa ve la sconsiglio, perché la interpreterebbero quasi tutti come una I qualora doveste scrivere partecipazioni, roba di questo genere, e farei decisamente questa con 1, 2 e poi il 3, se no questa con 1 grosso, 2 sottile, 3 grosso, quindi continua, 4 sottile e 5 grosso. Così, quindi eliminiamo questa che non ci piace, che non mi piace, se a voi piace fatela, e lasciamo le altre tre coppie. Allenatevi, mi raccomando, guardate bene le foto con i passaggi, quindi riprovate a cadenzare le parti più spesse con le parti più sottili, e non demordete, perché anche se le prime volte vi viene complicato, complesso, vedrete che piano piano imparerete. Buon allenamento, vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Con magia, con bretta, mi ci può traspire, fai la magia ed ecco qua, tante lettere potrai formare. Con magia, con bretta, mi ci potrai spire, fai la magia ed ecco qua, tante lettere potrai formare. Ciao! Non è difficile, sono un po' più articolate, ma non è difficile, c'è solo da prenderci un po' la mano, quindi riprovate, e quando sarete soddisfatti, se vorrete, postatemi il risultato sulla mia pagina Facebook, trovate il link qua sotto nel box informazioni. Mi raccomando, non demordete e soprattutto non dimenticate nel frattempo le lettere che abbiamo imparato prima, quindi almeno una volta al giorno scrivete tutto l'alfabeto fino a dove siete arrivati con l'apprendimento. È importante l'esercizio, quindi la reiterazione del gesto è la cosa fondamentale per imparare a scrivere bene. Io vi aspetto anche sul mio canale Ombre, dove si parla di me, delle mie passioni da donna, di quello che mi va da dire, di raccontare a voi, miei amici, e su Due Cuori Una K, dove insieme a Gabriele invece ci divertiamo a condividere con voi ricette e tutto quello che ha a che fare col mondo della cucina. Bene, se questo video vi è piaciuto, scrivetemi un bel pollice in su, in bella grafia mi raccomando, e condividete il video sulle vostre pagine Facebook. Io vi aspetto sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te tutto, ci vediamo la prossima volta, ciao!